Ciao, oggi andremo a realizzare il compagno di questo orecchino. Ci serviranno dei mezzi cristalli da 3 mm, un rivoli da 12 mm, delle twist in due colorazioni se ce le avete, delle 15-0 e poi ci servirà un altro mezzo cristallo da 3 mm per il fiorellino. Come prima cosa bisognerà fare l'incastonatura del rivoli e siccome io ho un modem che va lentissimo, già ho fatto in un altro video l'incastonatura e vi lascio quindi direttamente a quel tutorial e poi ci ritroviamo dopo. Una volta fatto ci troveremo a questo punto. Adesso uscendo da un mezzo cristallo dovremo andare a inserire semplicemente una twist e rientrare in quello successivo e farlo per tutto il giro. Una volta fatto questo, dovremo andare a inserire le altre twist, quindi uscendo dalla prima twist che troviamo, inseriamo sul lago una 15-0, una 15-0, una twist e un'altra 15-0. Ed entriamo nella twist di fronte. Ok, si formerà questo e lo facciamo per tutto il giro. Una volta fatto, andremo a fare quest'altra parte. Quindi uscendo dalla 15-0 dopo la twist più scura, inseriremo sul lago 3-15-0. Esco da questa. Si vede? Esco da questa e mi inserisco nella 15-0 davanti a quella trasparente. Poi metto altre 15-0, altre 3-15-0. E rientro di qua. Ok, si formerà questo. Questo lavoro bisognerà farlo per tutto il giro saltando questa. Bisognerà farne solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Una volta fatto anche questo giro, questo sarà il risultato. Adesso dovremo uscire da questa rocaille qui sotto. Quindi io passo dalla 15-0 qui, entro nel mezzo cristallo che incontro sotto. Entro nel mezzo cristallo sotto e ripasso in questa. A questo punto inseriremo 4 15-0 sul lago e rientreremo nella stessa rocaille da cui stiamo uscendo. Quindi entriamo da quest'altra parte. Adesso col giallo non si capisce granché, però si formerà questo gancetto qui. Ci ripassiamo dentro un'altra volta. A questo punto, uscendo da una 15-0 delle 5 che troviamo qui, prendiamo una pip. Vediamo se si capisce. Io esco di qua e rientro da quest'altra parte. Ok. E passiamo dentro ogni giro due volte.
Ok, una volta fatto, saliamo nella rocaille sopra, in questa. Inseriamo un'altra pipa e facciamo lo stesso lavoro. Usciamo da sopra e rientriamo da sotto. E lo facciamo per tutte e cinque le rocaille, comunque questo lavoro. Una volta posizionate tutte e cinque le pip, dovremo semplicemente entrare in tutti i fori di solo queste, passarci più volte fin quando non si tira un po' il filo, non si chiude il cerchietto. Uscendo dalla quarta rocaille, inseriamo altre due 15-0 ed entriamo nel mezzo cristallo sotto e facciamo la stessa cosa salendo altre due e rientro nella 15-0 di prima. Una volta fatto questo inizio a chiudere il lavoro, quindi vado avanti, entro di nuovo nelle twist e piano piano faccio i nodini di chiusura. Ok, adesso vado a inserire la monachella e la inserisco, no, al contrario, vado a inserire la monachella e la inserisco qua, nel gancetto che abbiamo appena creato. Questi sono gli orecchini finiti, spero vi piacciano. Se preferite potete fare anche un ciondolo invece che gli orecchini, che magari sono un po' pesanti. E comunque vi ringrazio, grazie per aver seguito anche questo tutorial e ci vediamo al prossimo. Ciao!